Dalla prima divisione dell'impero in quattro parti o prefetture operata da Diocleziano nel III secolo d.C., a quella definitiva in due parti fatta da Teodosio tra i suoi figli, Onorio e Arcadio, alla fine del IV secolo d.C., la differenza tra parte occidentale e parte orientale dell'impero si era fatta via via più marcata. Le due parti assunsero connotati politici, sociali, religiosi e culturali talmente differenti da andare incontro a destini completamente diversi. E così, mentre la parte occidentale alla fine cadde nel 476 d.C., l'impero romano d'Oriente rimase in vita per più di un millennio, fino alla conquista ottomana nel 1453. Durante questo lungo millennio, l'impero d'Oriente, o impero bizantino, dal nome originario Bisanzio della sua capitale, si considerò l'unico erede e detentore legittimo dell'autorità imperiale romana, oltre che proprietario dei territori occidentali. L'impero bizantino dunque non fu qualcosa di diverso dall'impero romano, fu semplicemente la sua area orientale sulla quale appunto si estendeva. Fu romano nella forma istituzionale e cristiano per religione, anche se greco per cultura. I suoi abitanti non a caso continuarono fino alla fine a volersi chiamare romani, e Romania era il nome che davano all'impero. Vivissima era dunque in Oriente la consapevolezza di essere i continuatori e gli eredi dell'impero romano. Ne mancarono i tentativi da parte degli imperatori bizantini di ricostituire l'unità territoriale del grande stato o almeno di influire sulle vicende di quella che era stata la sua parte occidentale. Uno di questi imperatori fu Giustiniano I, imperatore dal 527 al 565, il quale coltivò un progetto molto ambizioso, la Renovatio Imperii, la ricostituzione del grande impero romano. Il suo obiettivo era quello di unificare tutto il mondo allora conosciuto sotto un unico sovrano e un'unica fede, quella cristiana cattolica. Per realizzare questo ambizioso progetto, Giustiniano si adoperò in ogni modo per raggiungere la completa unità dell'impero sotto quattro aspetti: l'unità politica, intorno all'indiscussa autorità dell'imperatore, l'unità religiosa, eliminando le eresie e affermando l'ortodossia cattolica, l'unità culturale, sulla base della tradizione romana, in particolare del diritto, l'unità territoriale, attraverso la riconquista militare dell'Occidente in mano ai barbari.